Brutta avventura per Don Gianni Citro, parroco di Camerota, che per pochi attimi non si è trovato ad essere la vittima di un agguato. A riportare l'accaduto il quotidiano La Città di Salerno. In realtà, ad aspettarlo silenziosamente dinanzi alla chiesa, vi era una donna che aveva tra le mani un coltello notato giusto in tempo da un passante che ha prontamente chiamato i carabinieri. Il fatto è accaduto domenica sera. I carabinieri della locale stazione agli ordini del maresciallo Massimo Di Franco hanno bloccato e poi denunciato a piede libero la donna, che presentava evidenti problemi psichici. La donna di 36 anni è stata disarmata con non poche difficoltà e trasportata in caserma, dove è stata deferita all'autorità giudiziaria del Tribunale di Vallo della Lucania per minacce e porto abusivo di armi. La 36enne negli ultimi mesi ha più volte minacciato il suicidio, rifiutando l'aiuto dei servizi sociali e scegliendo come dimora un muretto all'ingresso del paese. I carabinieri hanno in passato segnalato il disagio alle autorità competenti, ma al momento la situazione è rimasta praticamente invariata. Don Gianni preferisce non commentare l'accaduto, ma punta il dito contro il servizio sanitario, che è completamente assente, spiega il sacerdote, nonostante le continue pressioni e segnalazioni effettuate anche da me personalmente. Non hanno mai preso sul serio questo problema, ritenendo che non ci sono gli estremi per un intervento di natura sanitaria o psichiatrica. Insomma, minacce senza alcun fondamento criminale, quindi ben diverse da quelle che il sacerdote subì 2 anni fa, quando diventò bersaglio di una serie di lettere anonime, manifesti e per finire anche di una scritta intimidatoria all'interno della stazione ferroviaria di Pisciotta.